I problemi maggiori è che la strada è totalmente dissestata, provoca incidenti, provoca, diciamo, queste cose, priva di anche qualche, diciamo, un po' di segnaletica particolare. Quindi, detto questo, penso che si è detto tutto. Dopo gli ultimi fatti di sangue, siamo tornati a documentare le condizioni del tratto aretino della E45, 29 chilometri suddivisi tra il comune di Sansepolcro e quello di Pieve Santo Stefano. Dopo anni di indagini, nel 2014 era stata aperta dalla Procura di Arezzo e da quella di Forlì un'inchiesta legata ai materiali utilizzati per la realizzazione della strada, ma anche di lavori di manutenzione portati avanti da ANAS con il progetto Basta Buche. Questa è la situazione che abbiamo trovato. Trovata tristemente immutabile, mentre la maggior parte delle autostrade italiane, bene o male, un minimo di miglioramento l'hanno avuto, devo dire che è stato un po' un tuffo nel passato, insomma. La parte delle gallerie la trovo molto pericolosa, l'illuminazione stessa delle gallerie la trovo assolutamente insufficiente. I lavori in corso sono veramente molto lunghi e portano a dei disagi. La mancanza cronica di corsie d'emergenza nella maggior parte del percorso finora, poi devo andare a Perugia, non so il resto. Devo dire che lo trovo veramente, veramente pericoloso. Ci ha scritto l'ANAS dicendo che hanno già stanziato 1,5 milioni da mettere a gara entro quest'anno per riattivare la vecchia Trebisti-Dorina come alternativa all'E45 nel tratto Pieve Santo Stefano-Verghereto. E nella stessa riunione il direttore generale del Ministero dei Lavori Pubblici ha dichiarato che il Ministero ha stanziato per mettere in sicurezza la Val Tiberina la bella cifra di 1,3 miliardi. Bene, l'altra cosa che le dico è che i lavori che stanno facendo adesso, per la prima volta da tanti anni, sono lavori seri. Noi abbiamo visto a Pieve Santo Stefano come hanno sistemato il sotto delle travi, anche con qualche tratto di asfalto, sembra che questa volta stanno lavorando in maniera molto seria. Purtroppo l'E45 è famosa per quello che è il fondo stradale, è famosa per come è stata costruita, e è anche un'arteria per la nostra vallata fondamentale, importantissima per il collegamento nord-sud. Quello che noi abbiamo già chiesto all'ANAS sono i lavori in tempi rapidi e ci auguriamo che tutti questi cantieri che rimarranno fino all'arrivo della stagione invernale, perché poi nella stagione invernale saranno chiusi quelli che possono essere chiusi, e devono essere comunque segnalati, vigilati, aperti nel giusto modo. Rispetto a prima, io l'ultima volta l'avrò fatta 10 anni fa, un po' malandata, diciamo, ecco, però qualche buca è stata rattoppata. Qualche cosina è stata fatta, ma c'è da fare ancora molto per risolvere un po' la strada.